questo è il set di Bruzzi Sporca Catena. La scaletta che avete fatto voi, quella era la scaletta che scendevano e salivano, l'avete visto, per cui non vi devo dire altro. Stiamo parlando degli anni 70, per cui qui intorno i palazzi erano appena finiti, in effetti era una terra di nessuno, se la contendevano la scuola di agraria, che c'è un istituto di agraria sopra, e un pecoraro. C'era già in atto un progetto di speculazione e siamo stati molto tempisti nell'inizio di questa battaglia, perché proprio di una battaglia si è trattato, perché noi abbiamo incominciato esattamente, allora io personalmente ho incominciato 25 anni fa quando vedevo che si portavano via un pezzo di monte, poi nel 2007 ho costituito, infatti sono la fondatrice di questo comitato, ho costituito proprio questo parco affinché potesse diventare un qualcosa con cui una struttura con cui interagire con le istituzioni. Il mostro sta sempre in agguato, insomma, voglio dire che la battaglia è vinta, ma non per sempre, perché il fatto che non ci sia manutenzione, e l'abbiamo visto con il centro commerciale di Valle Aurelia, probabilmente la privatizzazione di qualsiasi luogo ormai in questa città è molto probabile, lo hanno affettato, se voi andate giù voi potete vedere che una parte del monte è stato affettato ulteriormente per fare spazio negli anni di Rutelli ci sono stati fatti i garage, i posti auto, no? Che tutti pensavano che fossero pubblici, invece erano privati, per cui non hanno fatto nessuna opposizione e hanno portato via tutto un crinale, intanto nei garage gli entra l'acqua, perché poi c'è da dire anche che questa è tutta una zona piena di acqua. Dopo l'apertura del parco, adesso, cioè da un anno e mezzo, ha subito ancora un'altra botta, ed è la botta di un grosso centro commerciale dall'altra parte. C'è una vecchia fornace che diciamo sarà il simbolo di questo grosso mostro che faranno adesso. Guarda, questi ci sono dei palazzi che sono la memoria storica di quello che hanno fatto di Valle Aurelia, che era veramente questo piccolo posto, tutto pieno di casette, di baracchette, naturalmente hanno bonificato, li hanno mandati via, gli hanno regalato un appartamento lì dentro, regalato si fa per dire, un appartamento dentro questi palazzoni, e questa è stata la prima modifica del territorio, sto parlando degli anni 60-70, ecco qui, il mostro è là, questa parte qui è sempre Monte Cioci, è tutto l'altro versante, però attualmente questo versante è stato nel progetto definanziato, perché naturalmente non c'erano i soldi per continuare, lì c'era previsto un laghetto, c'era tutto un progetto molto ambizioso, però si sono fermati. Adesso questo luogo, sempre di proprietà delle ferrovie, è il luogo di pascolo, direi anche pascolo un po' pericoloso perché qui c'è un sacco di sostanze tossiche, compresi i filtri della vecchia metropolitana. Il centro commerciale è quella buca, questa zona, che noi speravamo fosse un centro polivalente per la comunità, naturalmente tutti i progetti sono falliti, cioè progetti sogni forse, e il comune chiaramente non potendo acquisire un'area privata non l'ha potuta pagare, e qualcun altro l'ha presa, l'ha comprata. Stiamo smuovendo. Non è una questione solo sentimentale, ma è una questione proprio di sicurezza, perché muoviamo troppo questo territorio. Questo territorio è molto fragile perché ci sono, e questa è sabbia, tutto sabbia abbiamo intorno. Questo è il motivo per cui un comitato presente sulla zona poi è importante, perché comunque è qualcosa che dà un segnale che non si può fare esattamente come vogliono, faranno come vogliono. Anche il parco è stato realizzato come hanno voluto loro e non come
modestamente io pensavo, perché io percorro tutti i parchi di Roma, ma una cosa con tutte gettate di cemento e tutta questa roba qui non si è mai vista, per cui ho paura che anche questa sia una fregatura per noi. Ma il centro commerciale è un progetto che puoi vedere anche in internet, del 2009 mi sembra, c'era già un progetto, un rendering che si può vedere su internet, Forum Aurelia, e per cui nel 2009 già esisteva questo progetto, già realizzato da questa ditta olandese, però le ruspe le abbiamo incominciate a vedere 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa. Le baracche, la salita di Monte Mario, dove si va allo Zodiaco, era tutto pieno di baracche, di baraccopoli, ma era gente così, come descrive Ettore Scola, italiani, i nostri baraccati italiani che venivano dal sud Italia nella grande città e si facevano le baracche. Era un luogo malfamatissimo, perché praticamente tutti i furti che avvenivano qui venivano fatti da gente che abitava qui a Valle Aurelia, ed era un continuo, i furti proprio erano proprio tanti. Perché non facciamo venire le pecore? Ci abbiamo questi qua. Perché non fare una fattoria didattica? Abbiamo una scuola di agraria, ma vedi cose che in un altro paese avrebbero già pensato. Questa è la pista ciclabile già realizzata, è finita, sono 6 chilometri che collega Monte Ciocci fino alla Santa Maria della Pietà. Dovrebbe esserci quel collegamento ulteriore. Adesso l'unico collegamento che sappiamo certo è per arrivare al centro commerciale. Questa è la stazione di Appiano. Tutto il percorso, che è di 6 chilometri, fiorisce di queste stazioni. Questi sono 14 appezzamenti, piccoli lotti di 60 metri quadri, che poi tanto piccoli non sono, perché quando ti metti a zappare ti rendi conto che non è proprio una cosa così, così semplice, divisi in 14 ortisti. Ecco, di qua vedi meglio i lotti, vedi meglio le divisioni. Qui c'è via di Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia e tutto. Questa è l'ultima fornace di Valle Aurelia, che la ciminiera è ancora rimasta in, e qua il centro commerciale dovrebbe sorgere là. Qua ci dovrebbe essere uno spiazzo in cui sta questa ciminiera.